Fa discutere molto la sospensione in vigore da ieri e fino a nuove diverse disposizioni di tutte le attività chirurgiche nell'ospedale di Locri, decisa dal direttore sanitario ospedaliero Domenico Fortugno, con la motivazione che la carenza di medici anestesisti non rende possibile garantire il normale svolgimento dell'attività chirurgica. Quanto successo martedì, quando il direttore sanitario bloccava quattro interventi chirurgici programmati fin da sabato scorso dal reparto di ortopedia, è apparso in effetti fin da subito una decisione sostenuta da una motivazione quantomeno anomala, utilizzata peraltro per bloccare in un secondo tempo tutti gli interventi chirurgici, tranne quelli urgenti ed indifferibili. Non è infatti un mistero che i medici specialisti in servizio nel reparto di anestesia e rianimazione sono in numero tutt'altro che congruo, ben 12. E così, dopo l'esposto denunzia presentato alla Procura di Locri dalla Segreteria Territoriale della FSI USAE, con l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio indifferibile, ieri sulla vicenda è intervenuto ancora il sindaco della città di Locri, Giovanni Calabrese, il primo cittadino, evidenziando che la giornata è iniziata malissimo. Ricorda la lunga agonia che sta vivendo l'ospedale della Locride dal momento che continua a soffrire per criticità mai affrontate dal vertice dell'azienda con il concreto obiettivo di superarle. Il sindaco calabrese fa notare che il più volte promesso potenziamento dell'ospedale di Locri, tutto, continua a restare lettera morta mentre si continua a brancolare nel buio e a non fare nulla di buono per i cittadini. Anche perché l'azienda sanitaria Regina sembra sempre più una nave disorientata, senza guida e senza rotta. Il sindaco calabrese evidenzia le più recenti ma preoccupanti criticità che stanno affossando l'ospedale della Locride, partendo dal servizio di gastroenterologia sospeso da ottobre, ricorda ancora il sindaco, per mancanza di idonee attrezzature. Per continuare con l'insostenibile e quotidiana carenza di personale medico e appunto con la ciliegina sulla torta esplosiva. Ieri l'altro, la sospensione dell'attività chirurgica che rende ancora più depotenziato il nosocomio Locrese. Da questa mattina, scrive il sindaco Calabrese, su disposizione formale del direttore sanitario ospedaliero Domenico Fortugno, è stata sospesa nel nosocomio Locrese l'attività chirurgica per mancanza di medici e disposto che vengano garantite solo prestazioni indifferibili. Giovanni Calabrese ricorda la vicenda della signora che doveva essere operata per una frattura agli arti e che dopo essere stata preparata in ortopedia al delicato intervento chirurgico, qualche minuto prima di entrare in sala operatoria, veniva rimandata a casa con la motivazione della mancanza di medici anestesisti. Mentre tutto questo cade sulla testa degli incolpevoli cittadini della Locride, conclude il sindaco Calabrese, per il direttore sanitario aziendale tutto funziona alla perfezione. Questa è solo, conclude il sindaco di Locride, gente incapace che governa la sanità e il nostro ospedale.